Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo nuovo video speciale Halloween. Guardate raga che mi è successo. Quando succede, quando diventa Halloween, a me mi squartano sempre raga. È una cosa che... Guardate, oh, ma che davvero. Per chi non sapesse come è potuto succedere, passate ovviamente sul primo canale. E lì, no, sul secondo canale. E lì ragazzi, saprete come cazzo mi sono ritornato. No raga, ma guardate, è una cosa clamorosa. È una cosa veramente clamorosa. Niente, iniziamo subito ragazzi. Iniziamo con l'hashtag 10D. Iniziamo con la prima domanda. La prima domanda ce la fa Luca Mess, che dice: se tuo figlio ti dicesse che è laziale, tu come reagiresti? Cazzo, è domanda di merda. No, beh, a parte tutto, ha ricevuto tanti mi piace questa domanda, ben 68, quindi complimenti a te, adesso ti rispondo. Come reagire più o meno facendolo diventare così? No, sto scherzando. Niente, mi metterei lì a togliere. Perché figlio mio ha deciso questo? Però vabbè, alla fine vedremo le partite insieme, ci divertiremo. Insomma, lui un po' meno perché insomma è laziale, però per il resto ci divertiremo insieme. Lolman 7878 chiede: preferiresti essere una bandiera del Bologna oppure un panchinaro del Real Madrid? Sinceramente, già ne avevo parlato forse in un video, non mi ricordo, però una bandiera del Bologna. Non per nulla, so quanto è importante magari vincere determinati titoli, quanto è importante, però secondo me, per dire, un Pellissier per quanto riguarda il Chievo Verona conta molto più magari di un Danilo per quanto riguarda il Real Madrid. Quindi al di là dei soldi, al di là di tutto, è ricco un giocatore del Chievo Verona come è ricco un giocatore del Real Madrid. Il Real Madrid sarà molto più ricco, ma insomma quello del Chievo Verona senz'altro male non se la passa. Quindi preferisco essere una bandiera ricordato da tutti piuttosto che essere un giocatore qualunque. Edoardo Spinozzi chiede: giocatore preferito oltre Totti? Qualcuno di voi più affezionati lo sapranno. Diciamo che se lo incontrate in giro e gli dite qualcosa di male, vi riduce a proprio così. Zlatan Ibrahimovic, ragazzi, giocatore veramente fortissimo, penso che non ci sia nulla da dire. Lì è Nina Livadiotti dice: qual è stata la tua prima partita allo stadio e quale? Quella sempre allo stadio che ti ha dato più emozioni. La mia partita allo stadio è stata Roma-Treviso, se non vado errato finì 1-0 e segnò Amantino, forse Tommasi, forse segnò Tommasi ragazzi, non mi ricordo, io mi ricordo più Mancini, però vabbè, ero molto piccolo, cioè avevo avuto 10 anni nemmeno. La partita che mi ha dato più emozioni per quanto riguarda quelle viste allo stadio è stata Roma-Milan finita 4-2. Leo Leopold chiede: rivorresti un gemellaggio Roma-Napoli? Allora guarda, io non so, perché sinceramente io non ero nato quando c'è stato il gemellaggio Roma-Napoli, sono nato dopo, quando era già finito. Però ti dico, a me i gemellaggi fanno sempre piacere, specialmente noi che non ne abbiamo di così presenti. Diciamo, il gemellaggio più grande che abbiamo è quello con il Palermo e non ci vediamo praticamente mai come gemelli, bensì come semplicemente fratelli, amici, per dire. Mi farebbe piacere un gemellaggio, però su questo io non mi immischio perché non so cosa hanno passato i tifosi della Roma e del Napoli rispetto al gemellaggio, quindi preferisco sorvolare. 7R3Cool chiede: hai qualche rito scaramantico che fai prima delle partite? Sì, allora ragazzi, questo rito sembrerà molto molto particolare, però diciamo che i riti scaramantici sono tutti molto strani. Il mio rito scaramantico è questo: praticamente io, quando c'è la Roma, non leggo mai il giornale sportivo. Mai, 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 ragazzi. Cioè, poi è nato in modo strano, perché io ho letto una volta, ho comprato il Corriere o la Gazzetta, non ricordo, qualunque altro giornale sportivo, il giorno della partita della Roma e abbiamo perso. L'ho preso un altro giorno e abbiamo pareggiato. Un giorno non l'ho preso e abbiamo vinto. Il giorno dopo non l'ho preso e abbiamo vinto. Poi non l'ho preso e abbiamo vinto. E dal momento non l'ho più preso. Poi vinciamo, pareggiamo, perdiamo. Non compro mai più, o non leggo soprattutto, anche se lo trovo in giro, mai più il giornale sportivo, il giorno in cui gioca la Roma. Fra l'altro, ragazzi, sono molto scaramantico durante le partite. Cioè, se noi segniamo e sto telefono è qui, sto telefono resta qui. Se mia nonna stava piegata a prendere la sedia dal divano, quando segno mia nonna resta piegata per tutti i 90 minuti a prendere la cosa dietro al divano, perché altrimenti poi ci pareggiano. Raga, purtroppo chi parla, chi sa di calcio è così. Il pallone d'oro chiede: è figo avere una ragazza che se ne intende così bene di calcio? Allora, diciamo che sì, assolutamente. Cioè, io parlo sempre di calcio, quindi se non avessi una ragazza che capirebbe un minimo di calcio, mi ammazzerei sia io ma anche lei. Perché tu poi pensate, ragazzi, una ragazza che insomma è fidanzata con uno che non conosce, cioè, che segue solo calcio, si ammazzerebbe. Però a parte questo, sì, diciamo che non è nemmeno drogata come me, però segue parecchio calcio, se ne intende anche, quindi sono molto molto contento. Flavio Musto chiede: se per far vincere alla tua Roma lo scudetto dovresti farlo, grideresti fuori dal balcone l'inno della Lazio a squarciagola? Allora, caro Fabio, caro Flavio, come ti chiami, Flavio Musto, facciamo così: se vinciamo lo scudetto, giuro che lo faccio, però non me lo fate fa a caso, per favore. Lorenzo Cola chiede, hashtag 10D, se ti venisse offerto dalla Lazio un contratto
contratto che ti mettesse, che ti metterebbe, se ti venisse offerto dalla Lazio un contratto che ti darebbe l'occasione di essere al centro di un progetto appunto della Lazio, accetteresti? Veramente molto difficile, veramente molto difficile. Forse dipende se dipende, ragazzi, il lavoro che faccio. Certo che se sono un direttore sportivo, sempre se fossi un direttore sportivo, se fossi un calciatore, se fossi un allenatore, certamente accetterei, qualora non avessi mai giocato, allenato o entrato appunto nell'interesse della Roma. Qualora fossi stato un dirigente giallo-rosso e sono tifoso della Roma, no, mai. Però insomma, se fosse l'unica occasione grande che potrei avere nella carriera, sono un professionista, quindi assolutamente sì. Concludiamo con la domanda che ci fa Giuseppe De Martino. Dice: hai mai collezionato figurine? Sì ragazzi, ho fatto un sacco di collezioni, c'ho un sacco di album a casa, quindi facciamo così, la butto lì. Però se questo video raggiunge i 4000 mi piace, faccio un video a parte nel quale faccio vedere i miei album di figurine. Queste ragazzi erano le 10 domande, vi ricordo che in questo preciso istante, quindi se voi ancora non avete trovato la vostra domanda su questo video, potete andare sull'altro canale, perché sul secondo canale, oltre a questo video che potete vedere, esce un altro video con un altro hashtag 10D, nel quale vi dico 10 domande, esattamente 10 domande, risponderò a 10 domande non inerenti al calcio. Detto questo, come sempre vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto vi lascio un like, in caso non vi come sempre vi lascio in descrizione il link del metodo 2.0 che è bravissimo a prendere i pronostici calcio e NBA, quindi ragazzi mi raccomando fateci un salto. Buon e da Sick Wolf, proprio lupo ragazzi, lupo proprio, mi ha attaccato un lupo raga, ci vediamo ad un prossimo video, dai!